Salve a tutti, sono sempre Luigi Coll, presidente del CMPA Difesa del Cittadino, anche oggi a Venezia. In questo caso ci troviamo a Rialto, al mercato dell'ortofrutta di Rialto. Non c'è una situazione critica come era in Rio Terra San Leonardo, però anche qui ci sono delle situazioni che dovrebbero essere messe sotto la lente di ingrandimento, tanto dalla polizia locale che dall'USL, però entrambi sembrano non essere mai presenti. Questi non vendono più la frutta take and away e hanno coperto i prodotti per la nostra azione costante in più giorni, per i nostri passaggi costanti. Però c'è qualcuno che continua a vendere. Come mai vendi acqua? Perché anche acqua tu non puoi vendere. Perché non puoi vendere? Ecco, come al solito queste sono le risposte. Come vedete, i banchi della frutta continuano a vendere i prodotti non coperti, alla mercé degli insetti, prodotti che non potrebbero vendere. Riso addirittura, mi dicono i quattro formaggi. La pasta non la vedo, come no. Qua è coperto. La pasta non c'è, va bene. Qua va bene. Ma mi sembra bene, cioè non vedo pasta, non vedo. Ecco, dopo i nostri controlli, no, qui la pasta continuano a venderla. Non intendono che la pasta non può essere venduta. La pasta non la potete vendere. Buongiorno. Voi state facendo concorrenza sleale verso i commercianti. Cosa? Loro fanno di tutto, guarda. Cioè, io sono Luigi Coll, quello che ha fatto arrivare in NAS a Ponte delle Guglie. Magari ci fosse qualcuno che fa qualcosa. Noi stiamo cercando di farlo. Beh, guardi, allora vi faccio i miei complimenti. Grazie. Aspetta un momento, ti vado questa camera. Basta, quanto sono? No, basta, grazie. Questi non sono protetti, è vero che sono essiccati, ma sono alla mercé degli insetti. Sì, vabbè. I datteri sono sempre scoperti. Guardate la mosca, la mosca, avete visto la mosca? Le mosche, gli insetti dentro. Queste confezioni sono coperte perché le abbiamo imposto noi con i nostri continui passaggi. Però c'è ancora qualcosa che non va. Guardate. Poi la gente acquisterà questi prodotti, no? Certo. Poi la gente acquisterà questi prodotti. Mi sembra giusto, guarda come possono mangiare tranquillamente i colombi. Sì, ma le sembra normale che i colombi magari ammalati mangino dove poi il prodotto che poi viene venduto alla gente? Le sembra normale, sì? Di chi sono questi prodotti? Di chi sono? Questo bar, questi qua, questi peperoncini, di chi sono? Guardate, ci sono i turisti che filmano. Ci sono i turisti che filmano. Questa è roba tua? Sì, ma è roba tua, però hai visto che, cioè, secondo te è ancora vendibile dopo che i colombi. Guarda là il colombo. Ti pare bello? Ti pare giusto? Ti pare rispettoso delle regole igienico-sanitarie? Guarda che. E tu eri là che guardavi, li guardavi. Non te ne fregava niente. Sì, guarda, il fatto che ci abbiano camminato sopra i colombi, che li abbiano mangiati, no, te non importa. Sono pronti alla vendita ancora, non c'è problema. Tanto non li mangiano mica loro, vero? Guardate a terra. E lui era qua che guardava. Ma una vergogna. Ma la volpe perde il pelo, ma non il vizio, eh? Tu, a te di quello che accade sull'altra parte del banco,
proprio non ti interessa, che quella, la gente deve mangiare poi. I colombi sono ammalati la maggior parte. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Cioè, cosa aspettate a portarli via e a proteggerli, no? Niente. Ma niente. Guardate. Guardate, 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 guardate i colombi, guardate. Guardate. Se è giusto questo. Guardate se è giusto. Guardate, guardate. Poi la gente va a mangiare, guardate. Qui ci troviamo a Rialto. Al mercato di Rialto, guardate. E loro qua, tranquilli. Adesso vedete, solo perché mi arrabbio, allora sì, sì. Sì, adesso mica, pensate che li buttano via? No. Adesso li mettono bene. Sono pronti alla vendita di nuovo adesso, no? Pronti a essere venduti. Non importa che ci è andato sopra il piccione. Non importa, vero? In questo banco abbiamo la pasta. Non la potrebbero vendere, non la possono vendere, però non ci sono i controlli, come sempre. Qualcosa abbiamo ottenuto noi alzando la voce e minacciando i controlli. Non tutti però si sono adeguati. Quello che fa rabbia è che non vediamo la presenza della polizia locale, come non vediamo la presenza dell'USL. In Rio Trasenardo, che la situazione era molto molto più critica, abbiamo dovuto per forza investire del problema in NAS, perché l'USL assolutamente se ne infischiava. Qui non vediamo pasta, questo non vediamo riso. Cosa? Non c'è, no, vedo che non c'è, vedo che non c'è. Non hai pasta e neanche riso, va bene. Questo va bene, non c'è né pasta né riso, bene. Bene, bene. Non c'è più rispetto, neanche tra di noi. Il silenzio è rotto.